parte più carte ancora in crisi, visto che diciamo dopo la mezz'ora di sofferenza ha preso il pallino, ti attendi un altro gradino in più domani o siamo, c'è un momento di stallo in attesa di fare un altro scatto magari a dicembre quando... Allora, adesso non è che riesco a prevedere. Io ho visto una squadra che sta bene sia fisicamente che mentalmente. La sua, invece la squadra più incisiva nel momento della trasferenza, questo dovrebbe dare ancora una maggiore autostima che non va però presa troppo con euforia, cioè dobbiamo avere l'atteggiamento giusto. Siamo consapevoli di essere cresciuti, che dopo la propria prestazione, domani ci aspetta una partita difficilissima, con la nostra forte, però dobbiamo affrontarlo con la maniera giusta, autostima, ma anche lucidità e attenzione nella gestione della gara. Squadra in crescita e mi auguro che mantenga e confermi questo trend e che vada sempre a crescere perché non abbiamo ancora raggiunto il top, secondo me. Ti chiedo come stanno Gagliolo e Bianco, che sono i due un po' più... Sono convocati quindi sono a disposizione. È chiaro che nell'arco di un campionato a volte ci sono periodi in cui un giocatore magari ha degli acciacchi, non sono cose gravi. Però ecco, abbiamo la fortuna di avere una buona rosa in cui tutti possono essere utili e a disposizione, quindi io preferisco averli sempre tutti, però in un momento magari in cui dobbiamo valutare bene le loro condizioni fisiche, ci sono poi tre partite in 8 giorni, possiamo quindi importare che ci portiamo avanti con questa gestione che non crei scompensi a lungo termine. Io come sta Struna che è tornato da una grande partita, secondo me, con la Slovenia contro l'Inghilterra. Sta benissimo, cioè, quello che posso contare è l'allenamento che ho fatto stamattina o ieri perché sono gli ultimi allenamenti della settimana, quindi non si può restare a fondo un giocatore se non ovviamente in dura hanno tutto il loro breve di rapidità, eccetera, quindi, però ha giocato 2 partite e non è infortunato, quindi immagino come stia bene. Questa mattina è tornato ad allenarsi in gruppo Concas, questa è per tante ragioni una bella notizia. Io ti chiedo che cosa ti aspetti da lui. Cicco è un ragazzo che ha fatto la storia di questa società, di questa squadra, è un ragazzo del gruppo, un ragazzo che mi auguro metta a frutto la sofferenza di questi 2 anni lontani in campo di calcio, col suo esempio, con la sua dedizione, con la sua umiltà, perché a volte sono esempi, come si dice anche nel contesto di un gruppo, no? E che possa portare quella. Ecco, a volte non ci sono le parole per dire quello che deve dare un giocatore, è l'esempio stesso della persona, dei suoi comportamenti che possono essere significativi all'interno del gruppo. Un giocatore importante, secondo me, sono curioso di vedere in che maniera e in che modo appunto possa aver perso qualcosa, insomma, ecco, quanto ci vorrà per recuperarlo appieno. Però di sicuro è un ritorno prezioso, sia sotto l'aspetto del gruppo, sia sotto l'aspetto tecnico.